Una finale è sempre una finale, quando poi è la prima volta nella storia di una società ovviamente l'evento diventa ancora più importante e indimenticabile. È quello che accadrà tra poco per il Vicio Maggio, che ha conquistato la sua prima storica finale della Coppa Toscana dopo un cammino in cui spesso non ha avuto i favori del pronostico. È riuscita però la squadra allenata da Monticolo ad arrivare a questa finalissima qua a Firenze allo stadio Buozzi contro il Saline, formazione di Volterra. La posta in palio è molto alta, oltre ovviamente al prestigio della vittoria della Coppa Toscana di seconda categoria. In palio c'è la promozione in prima categoria. Recupero palla ancora di Senesi, dietro buono per degli Innocenti. Di nuovo se il pallone per Laurentini, che la crossa per Esposito. Esposito per la conclusione in rete di vantaggio del Vicio Maggio al 34esimo, 1-0 della finalissima. Scoppia l'entusiasmo ovviamente qua nella tribuna, dove ci sono i tifosi della squadra di Monticolo, che è passata in vantaggio con questa conclusione di Bazzarini. Bashir è tornato a destra, parte un cross raso terra, attenzione alla giocata in area di rigore con la conclusione di Licesi. Vanelli l'ha presa, ha preso un pallone difficilissimo, era un tiro beffardo raso terra, Vanelli ha allungato la sua manona ed è riuscito a respingere questa conclusione insidiosissima da parte di Licesi in piena area di rigore. Saline vicinissimo al pareggio, attacca ancora Licesi, ha spazio per il tiro, la prova, Licesi, palo, Licesi prende il palo. Poi cerca Ciaccio riesce a smarcare Bashir in piena area di rigore, Bashir alza la testa, la mette in mezzo. Pallone ancora allontanato con Bidini qui determinante. Ancora Bashir, sempre libero, adesso rientra, cerca il sinistro, palla fuori per Onnis, tenta il destro, finisce a terra, calcio di rigore. Ma Burchianti per il rigore, il destro, gol! Ha pareggiato il Saline con Burchianti. Il capitano non ha sbagliato. Ha calciato in modo tranquillo e ha spiazzato il portiere Vanelli. E allora arriva il calcio d'angolo per il Vicio Maggio, che torna a farsi sotto. Patriarchi della bandierina col destro ad uscire probabilmente dentro l'area. Parte Barbanera a mezza altezza, c'è un colpo di testa, la palla rimane lì e Bazzarini riporta in vantaggio il Vicio Maggio. Bazzagol Bazzarini, 2-1 in mischia, trova il gol che riporta in vantaggio la formazione aretina, la formazione di Monticolo. Il Vicio Maggio è sul 2-1. Giornata di gloria per Bazzarini. Col destro traversa e poi la deviazione sul tiro di Patriarchi. Patriarchi, traversa clamorosa. Poi credo che sia stato fortunato il portiere Landi, perché la palla gli è rimbalzata addosso. In questi casi a volte il portiere viene punito magari con sfortunati autogol, in questo caso la palla è rimasta in campo e poi è andata sul fondo. Sono saliti in 6-7 dentro l'area di rigore del Vicio Maggio i giocatori del Saline alla caccia del pareggio. Onnis col destro, la palla gira molto, arriva Vanelli, sfugge il pallone, palla in rete, ha pareggiato il Saline, pareggio del Saline su questa uscita del portiere Vanelli, colpo di testa vincente con la porta praticamente vuota, è arrivato il 2-2, il 2-2 che rimette tutto in discussione. Pagliuca, il primo giocatore ad essere entrato in questa ripresa da parte del Saline. Pallone, attenzione, sotto porta, palla in rete. Annullato. C'era sempre il solito Pagliuca lì in piena area di rigore. E allora ci si gioca la Coppa. Coppa Toscana di seconda categoria, Esposito contro Landi, primo rigore.
fischiato l'arbitro Cavallini, parte Esposito, il destro, rete, rete, fischiato l'arbitro, parte Ciaccio, destro, gol. Il vice omaggio degli innocenti, la rincorsa, destro e gol. Panelli, rincorsa di Onnis, destro, fuori, fuori. Bidini, fischiato l'arbitro, parte Bidini, il destro, rete. Fischiato l'arbitro, Barbafiega, destro, gol. 3-2. In corsa corta anche la sua. Bernardini di forza e di precisione. Burchianti contro Banelli. Burchianti, destro, gol. Bondi. È un pallone che potrebbe essere storico il suo. Contro il portiere Landi. Parte Bondi, il destro, il gol. Il gol. Il gol di Bondi. Il vice omaggio conquista la sua prima storica Coppa Toscana di seconda categoria, è promosso in prima categoria e adesso il presidente che consegna la coppa al vice omaggio, la Coppa Toscana 2015 del vice omaggio. Eccola qua, la sua prima storica Coppa Toscana, eccola qua, consegnata dal presidente della delegazione regionale FIGC Fabio Bresci.